le saracinesche di bar e negozi, la riapertura che profuma di normalità. I commercianti di massa sono ottimisti sulla ripartenza, nei bar e nei negozi ricomincia il movimento. La tanto attesa riapertura delle attività, che cosa si può o non si può fare in regione. Arriva l'ok di Rossi alla mobilità tra regioni, i comuni confinanti potranno ricongiungersi. Tagli all'organico nelle scuole, Lorenzetti pianifica un tavolo provinciale. Miasmi a Partaccia, Casone Ricortola si chiede chiarezza a Persiani per gli sversamenti nel Labello. A tutti buonasera, buon inizio settimana, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Sulle saracinesche dunque, di bar, ristoranti, negozi, una ripartenza che, come dicevamo anche nei titoli, ha il sapore della normalità. Ascoltiamo Margherita Badiali in questo primo servizio d'apertura. Sulle saracinesche si respira un'aria positiva, macchine che riempiono le strade, persone che entrano nei negozi e nei bar, una ripartenza che sa di normalità. È così che vedremo il 18 maggio da qui in avanti, come il ritorno parziale ad una vita che ci sembrava lontana. Oggi bar, ristoranti, negozi, botteghe hanno riaperto le porte dei loro locali agli avventori. Il primo caffè al bar dopo mesi sa di buono, ha il sapore della libertà. Certo è che non siamo vicini alla normalità che ricordavamo, ma lo spirito è quello di quando finisce una catastrofe e si vede la luce in fondo al tunnel. Un tunnel che in questi 2 mesi e mezzo abbiamo arredato per starci dentro, in maniera confortevole, ma quando la luce ci è entrata dentro abbiamo visto che finalmente fuori c'è qualcosa di più bello. Sì, siamo distanti ancora con le mascherine e i guanti, ma vedere una barista che porta fuori dal bar un bicchiere di vino e un cocktail ci fa pensare a quanto abbiamo rinunciato in questi mesi. Finisce l'era degli aperitivi in chat ed inizia una nuova era, quella di una condivisione per il momento a distanza, ma che ci fa sentire più uniti che mai. Si sono riempiti anche i negozi di abbigliamento, le persone hanno voglia di comprarsi una nuova maglietta o un paio di pantaloni che finalmente si potranno indossare e qualcuno li potrà vedere. File fuori dai negozi ad aspettare che quello arrivato prima decida cosa comprare e che poi sia il proprio turno, ma con leggerezza. Ci siamo scrollati di dosso quell'impazienza che esiste nella vita frenetica e ci siamo portati la calma e la consapevolezza che è bello anche aspettare, perché ci siamo abituati ad attendere un nuovo DPCM, un nuovo discorso, le regole da rispettare, l'accesso alle spiagge, alle piazze, ai negozi, e quindi non ci portiamo più dietro quell'ansia da prestazione, ma la voglia di aiutare e farci aiutare a passare un periodo che fino ad ora era inedito a ciascuno di noi. Riniziano le code ai semafori, prima il deserto e il silenzio, ora il movimento, biciclette, pattini, monopattini, scarpe da runner e tanta voglia di ripartire. Siamo questi, l'Italia ha dimostrato tanto in questi oltre 70 giorni ed oggi ha dimostrato che è difficile per noi stare lontani dalle persone, ma tra un po' sarà tutto più bello. È iniziata una nuova era, quella che profuma di vita. Dunque riaperti bar, ristoranti, negozi, i gestori con tanta voglia di ripartire e di sfuggire così alla crisi si sono rimboccati le maniche e oggi finalmente hanno alzato le loro saracinesche. Noi abbiamo fatto con le nostre telecamere un giro nel centro storico di Massa per raccontarvi questa giornata che sa di nuovo, ovviamente, dopo tanti mesi di assenza. Ascoltiamo il presidente del CCN di Massa, Massa da Vivere, Cristian Lazzarelli, Stefania D'Ancona del Caffè Ducale, proprio sulla riapertura di oggi. Ascoltiamoli. Oltre 70 giorni di chiusura per tutti. Com'è stato il primo giorno di riapertura e qual è lo spirito con il quale si vivono questi momenti? Primo giorno un po' simile al primo giorno di scuola, quindi un po' di emozione, un po' di imbarazzo a fare i primi gesti, gesti che prima erano abituali, ti trovi quasi, ti sembra quasi non averli mai fatti, non saperli fare, poi insomma si ricomincia. Lo spirito è abbastanza, si va a giorni alterni, un giorno che sei più ottimista vedi le cose il bicchiere mezzo pieno, altri giorni vedi un pochino più le difficoltà, un pochino più grosse, però ecco insomma la gente ha iniziato già a venire, vediamo che insomma le persone ci sono vicine e auguri a quello che appunto scelgano di venire a spendere nei nostri negozi per far sì che insomma ci permettano prima di ripartire, soprattutto che poi la ricchezza venga ridistribuita nel territorio, non mandata fuori, ecco.
In quanto presidente del CCN, quindi del Centro Commerciale Naturale di Massa, avete già pensato a una strategia per il rilancio del commercio? Noi ci stiamo, abbiamo iniziato già a parlare con l'amministrazione, abbiamo fatto delle richieste, tipo suolo pubblico gratuito, abbiamo chiesto di ampliare per esempio il numero di rastrelliere per una mobilità sostenibile, approfittare di questo momento in cui tanti hanno riscoperto la bicicletta per far sì magari che anche la carenza di parcheggi che abbiamo possa essere sostituita da questo mezzo di, cioè, nuovo tra virgolette mezzo di locomozione. E vorremmo puntare, non potendo fare diciamo probabilmente degli eventi come gli altri anni, punteremo sicuramente molto sul marketing e vorremmo cercare di fare delle campagne mirate, insomma cercare di lavorare meglio in questo senso. Per i bar siamo organizzati seguendo appunto le norme, le direttive che ci sono state date e indicate, la distanza appunto di un metro al banco, lo stesso fuori. Noi ci siamo organizzati mettendo, come potete ben vedere, una sedia per tavolino e solamente le persone congiunte possono consumare insieme. Per il resto comunque vedo che ci sono le persone che sono venute, i clienti sono preparatissimi, bravissimi. E niente, tutti insieme cerchiamo di rispettare, di lavorare al meglio con serenità e tranquillità, perché è quello che ora tutti quanti abbiamo bisogno, di ripartire con questo clima qui, proprio di gioia, perché le persone si aspettano questo. Siete positivi su questa ripartenza quindi? Ma io penso di sì, anche perché credo che questa situazione, malgrado, cioè il brutto, malgrado purtroppo quello che è successo, nel rispetto di tutti, comunque credo che abbia insegnato tanto e soprattutto spero che a livello commerciale abbia insegnato un po' più di rispetto anche per la nostra categoria e proprio attenzione che forse finora non era stata proprio del tutto appurata. E poi soprattutto vedo, insomma, proprio c'è più solidarietà fra le persone. Io ho visto stamani proprio atteggiamenti calorosi, veramente manifestazioni di gioia nel rivederci. Questa è la cosa che più mi ha fatto piacere, perché vuol dire che siamo mancati e la cosa emoziona comunque sia. Oggi 18 maggio la tanto attesa riapertura delle attività commerciali ma anche ad esempio dei musei anche in Toscana. Con Rossella Barattini sentiamo che cosa si può e cosa non si può fare. Riaperte da oggi lunedì 18 maggio tutte le attività commerciali anche in Toscana. Anche la nostra regione infatti si è adeguata alle disposizioni del governo, seppur con l'obbligo di adempimento ai protocolli e alle norme sulla sicurezza, ovvero l'utilizzo di gel igienizzante all'entrata delle attività, l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e le entrate scaglionate. Da oggi quindi si è ridato il via a tutte quelle attività maggiormente colpite dalla pandemia e che sono state costrette a rimanere chiuse per quasi 3 mesi. Pertanto sì alla riapertura dei negozi, i servizi di cura della persona, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, uffici pubblici e musei, che finalmente dopo molto tempo hanno potuto riaprire le serrande e accogliere di nuovo i propri clienti. Con l'ordinanza è stato dato l'ok anche a liberi spostamenti all'interno della regione senza l'obbligo di esibire alcuna autocertificazione. Sì, anche agli incontri tra amici. Sempre da oggi, 18 maggio, ripartiranno le funzioni religiose seguendo i regolamenti approvati dal governo nei giorni scorsi. Permane il divieto di assembramento sia in spazi chiusi che all'aperto, confermata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, salvo per lo svolgimento di attività sportive, sebbene la Regione Toscana consigli la distanza di 1,80 m per una maggiore tutela di noi stessi e per gli altri. Non cessa ancora l'obbligo di indossare la mascherina in spazi chiusi, pubblici e privati, nei mezzi di trasporto locale e in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. Per l'attività sportiva, non individuale, bisognerà attendere il 25 maggio, data in cui potranno ripartire le palestre, le piscine e i centri sportivi.
Io compro nel mio comune. Questo è l'hashtag lanciato dalla Lega Giovani Massa Carrara nelle figure di Filippo Frugoli, commissario provinciale dei Giovani del Carroccio, Sofia Anna Galeotti, Gianluca Fantoni, Diana Liviano, rispettivi responsabili comunali di Aulla, Carrara e Massa. L'hashtag è un appello alla cittadinanza affinché si prediligano i negozi locali rispetto agli acquisti online e i negozi italiani rispetto alle multinazionali. Ora più che mai dobbiamo scegliere la piccola bottega sotto casa o il negozio di abbigliamento di un nostro concittadino, dicono. Solo unendo le nostre forze e preferendo il nostro territorio alle multinazionali possiamo riuscire a risollevare l'economia della nostra provincia. Le partite IVA, le piccole e medie imprese, i negozi di vicinato e i settori produttivi sono stati abbandonati dal governo. Spetta a noi cittadini aiutarci a vicenda e mandare avanti il flusso circolare del reddito. Abbiamo una breve di cronaca. Nella giornata di oggi si sono verificati due incidenti a Massa. Uno questa mattina riguardante un ciclista che per una colluttazione in Piazza Liberazione a Massa è stato portato a Cisanello con il Pegaso in codice giallo per un trauma cranico. Sono intervenute l'automedica, l'ambulanza della Croce Rossa di Massa e i carabinieri. Il secondo incidente è accaduto oggi pomeriggio tra un ciclomotore e un automobilista. Il motociclista, del quale non si conosce l'età, ha riportato un grave trauma agli arti inferiori ed è stato portato in codice rosso al NOA. Sono intervenute l'automedica di Massa, l'ambulanza della Croce Rossa di Massa, la Croce Bianca e i carabinieri. E adesso occupiamoci del bollettino che ci perviene dalla ASL. Nell'area vasta dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest, sabato 16, domenica 17 e oggi lunedì 18, si sono registrati 29 nuovi casi positivi. Nella nostra provincia sono 6 i nuovi casi nelle Apuane, di cui 4 a Carrara, 1 a Massa e 1 in Lunigiana ad Aulla. Sul territorio dell'ASL Toscana Nord-Ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti. Si sono registrate finora 1.811 guarigioni virali, i cosiddetti negativizzati, e 1.066 guarigioni cliniche e si è arrivati quindi ad un totale di 2.877 persone guarite. Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre ad oggi sono in totale negli ospedali dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest 45 pazienti in meno e i ricoverati, 14 dei ricoverati sono in terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4.227 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest. È arrivato l'ok della Giunta Rossi agli spostamenti tra i comuni confinanti, anche se fuori regione. Tra i primi promotori del provvedimento il Movimento 5 Stelle, che si ritiene soddisfatto per la decisione. Consentito da oggi agli abitanti dei comuni di confine spostarsi anche al di fuori della regione toscana, sebbene nei limiti del comune confinante. Questa la decisione della Giunta Rossi, in vigore da oggi, lunedì 18 maggio. Pertanto da oggi sì agli spostamenti tra comuni confinanti. Finalmente gli abitanti di Carrara potranno spostarsi nei territori confinanti liguri verso Sarzana o Luni, così come per gli abitanti di Fosdinovo verso Castelnuovo Magra, Luni o Sarzana. Penso anche agli abitanti della frazione di Albiano Magra nel comune di Aulla, duramente colpiti dal crollo del ponte. Penso ai figli vizzanesi che potranno spostarsi verso l'Emilia-Romagna. Ad intervenire sulla decisione del presidente della regione Enrico Rossi con queste parole è Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle Toscano, tra i primi promotori di questa soluzione, che si dichiara molto soddisfatto per il provvedimento adottato. L'ultima ordinanza della Giunta Rossi recepisce le nostre indicazioni per agevolare e permettere la mobilità interregionale tra comuni confinanti, ma in regioni diverse, previa comunicazione congiunta dei sindaci e prefetti, dichiara soddisfatto Giacomo Giannarelli. Molti comuni toscani confinanti con altre regioni intrattengono da sempre importanti scambi sociali, economici e demografici con i territori confinanti. Per questi motivi, interpretando le segnalazioni di centinaia di cittadini toscani che mi avevano contattato, avevo presentato i primi di maggio una mozione in Consiglio regionale. Nonostante la bocciatura nel Consiglio del 12 maggio dell'atto a mia firma, oggi Rossi invece introduce questa possibilità. Finalmente li abbiamo convinti.
Dunque, parlavamo anche degli spostamenti tra le regioni confinanti. A seguito di queste numerose richieste pervenute dai cittadini sulla base dell'ordinanza numero 57 della regione Toscana, il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, si è attivato con i comuni confinanti della regione Liguria per consentire gli spostamenti tra i territori. Il primo cittadino si è rivolto a Sarzana e Luni, i due principali centri immediatamente oltre il confine ligure. De Pasquale ha trovato immediata disponibilità da parte del collega di Luni, Alessandro Silvestri, con il quale ha firmato una lettera congiunta con l'obiettivo di consentire ai residenti dei due comuni di spostarsi senza l'obbligo di autocertificazione e al di là dei vincoli ancora esistenti. La stessa proposta è stata fatta alla sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, che si è riservata di valutare. Tagli all'organico delle scuole della provincia, meno classi e più rischi di classi sovraffollate per gli studenti, sembra un po' un paradosso, no? Il presidente della provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, si batterà ad un tavolo provinciale. Ancora Margherita Badiali. Sono irragionevoli, ingiustificati, iniqui e avulsi dalla realtà attuale i tagli agli organici della scuola della nostra provincia, così come appaiono dai dati divulgati in questi giorni e che, se confermati, innescheranno una serie di conseguenze negative sul nostro territorio. Inizia così l'intervento del presidente della provincia di Massa Carrara, Gianni Lorenzetti, vivamente preoccupato dalla prospettiva di veder calare sensibilmente, oltre che i posti di lavoro, anche il numero delle classi dei vari ordini. Scorrendo numeri e raffrontandoli alle altre realtà toscane non si riesce a capire neanche quale ne sia stata la logica ragionieristica. Si nota un peso diverso nei tagli, sproporzionati rispetto al calo delle iscrizioni relativamente ad altre realtà, concentrati in modo pesante su due province, Massa Carrara e Lucca, per un totale di 83 posti che, nella nostra, stando alle stime, possono portare a 20-30 classi in meno. Un effetto devastante per la peculiarità del nostro territorio, per le realtà più deboli, ma anche per quelle che lo sono di meno. Inoltre, come se il ragionamento su questi tagli fosse stato fatto a gennaio, ignorando e saltando a pie pari tutto quello che è successo nel nostro paese e qua da noi in modo decisamente significativo, dalla fine di febbraio ad oggi, come se la pandemia non ci fosse stata e non ci fosse ancora. A settembre, così ci è stato detto e tutti lo abbiamo sentito, le scuole riapriranno, ma non sappiamo ancora in che modo e con quali criteri. Sappiamo per certo però che lo dovranno fare in sicurezza, ma sarà una sicurezza diversa rispetto a quella del passato, non solo limitata alle strutture, ma anche alle necessità di dover convivere, abbassando i rischi, con il Covid-19. Come provincia, come presidente per le scuole superiori, ma anche come sindaci, considerato che la provincia è divenuta la casa dei comuni per le scuole degli altri ordini, ci troveremo a misurarci con questa necessità. Come potremo farvi fronte, considerando che il calo delle classi comporterà l'aumento dal punto di vista della densità degli studenti all'interno di ognuna, con la conseguenza di veder crescere le cosiddette classi pollaio? Tutto questo comunque fermandoci alla sola logica dei numeri, non tenendo conto di quelle che sono le particolari emergenze legate all'edilizia scolastica nella nostra provincia e al netto di imprevisti cui sempre più spesso dobbiamo far fronte ogni anno scolastico. Avevamo tutti sentito le rassicurazioni pubbliche da parte dell'amministrazzolina, che garantiva che, proprio per la situazione emergenziale, gli organici non sarebbero stati toccati, ma sarebbero stati confermati. I tagli che ci sono stati prospettati, al di là di ogni ragionevole dubbio, sembrano rivelare che a quella promessa non sia seguita la sostanzialità dei fatti. Come territorio non staremo certamente inermi di fronte a questa prospettiva. Convocherò a breve il tavolo provinciale sul dimensionamento scolastico per far partire ogni iniziativa istituzionale per ovviare a questa situazione e consentirci di riaprire le scuole, anche qui con pari dignità rispetto ad altre realtà. Miasmi e inquinamento nella zona della Partaccia. Il circolo PD di Ricortola chiede più chiarezza al comune, dicendo gli sversamenti del Lavello sono un danno ulteriore per gli operatori turistici. Se ne è occupata Rossella Barattini. Il sindaco Persiani dovrebbe fare chiarezza sulla situazione che si sta verificando nella zona della Partaccia, perché ormai sono due giorni che i cittadini segnalano miasmi insopportabili sulle cui origini non si sa nulla. Non sappiamo chi sia la responsabilità di questo nuovo inquinamento, ma occorre che i cittadini siano subito tranquillizzati dall'amministrazione, sia sulle cause, sia sui possibili effetti. Così il segretario del circolo PD di Casone Bondano Ricortola e Partaccia, Osvaldo Bennati, invita l'amministrazione comunale, dopo gli allarmi sollevati dai residenti.
La situazione, secondo Bennati, sarebbe preoccupante, tanto da alimentare tensione nei cittadini, che in questo momento stanno vivendo situazioni non semplici dal punto di vista economico. Come il sindaco dovrebbe sapere, la nostra zona infatti si caratterizza per una forte presenza di aziende turistiche, campeggi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, aggiunge il circolo PD, su cui già pende un'enorme spada di Damocle riguardo la propria sopravvivenza economica a causa del coronavirus. Non vorremmo che a queste difficoltà se ne aggiungano altre per l'assenza dell'amministrazione comunale. Ad esempio, non riusciamo a capire perché, spiega Bennati, il sindaco e l'assessore Veronica Ravagli non si siano ancora attivati per evitare che ogni volta le analisi ARPAT certifichino la condizione di alcuni tratti del nostro mare. In particolare, appare preoccupante la situazione alla foce del Lavello, dove risulterebbe che i depuratori Gaia non abbiano svolto la propria funzione, non bloccando uno sversamento eccezionale di liquami inquinanti in mare. Non vorremmo che l'assessore Ravagli sia troppo impegnata in selfie elettorali da non trovare il tempo per risolvere il problema della nostra comunità. Bennati conclude invitando l'amministrazione ad intervenire, sollecitando Gaia, il gestore idrico, ad un intervento, predisponendo tutte le misure, anche straordinarie, per evitare che gli operatori turistici debbano pagare non solo le conseguenze del Covid, ma anche le inefficienze tecniche e amministrative, che si traducono poi in divieti di balneazione, che, come fa notare Bennati, per chi vive sul turismo del mare rappresentano un danno incalcolabile. ARS, l'Agenzia Regionale di Sanità, ha redatto un approfondimento alle caratteristiche di bambini e ragazzi affetti da Covid-19 in Toscana. Le analisi relative alla diffusione del virus tra bambini sono per adesso concordi su pochi punti. Anche i bambini si ammalano di Covid-19, ma le infezioni sono meno gravi. Questo è in estrema sintesi ciò che emerge dagli articoli che sono stati finora pubblicati, che si basano soprattutto sulle casistiche cinesi, ma che sono stati confermati recentemente anche in una casistica italiana di bambini che hanno avuto accesso al pronto soccorso. Poco indagati ancora sono invece gli aspetti relativi al benessere psicologico di bambini e ragazzi all'interno del contesto familiare e al peggioramento dei loro stili di vita. Per saperne di più è possibile leggere la ricerca sul nostro sito antenna3.tv nella sezione delle notizie. In circa 3 settimane l'amministrazione comunale di Massa ha ricevuto oltre 530 domande per l'accesso all'integrazione del canone di locazione destinato ai nuclei familiari che hanno subito, a causa del diffondersi dell'epidemia di Covid-19, una consistente diminuzione del reddito disponibile. Le domande ora sono al vaglio dell'ufficio casa e la graduatoria sarà pubblicata entro il prossimo 9 giugno. Pochi giorni fa il Consiglio di Amministrazione ERP ha approvato alcune misure a favore degli utenti in difficoltà. L'amministratore di ERP, dottor Luca Panfietti, di fatto confermava che già a marzo molti utenti si erano trovati in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione. Quindi l'amministrazione di Massa nell'ultima seduta ha sollecitato un intervento in merito a questa lacuna, mettendo in campo alcune misure. Anche qui, per poterle consultare, vi offriamo il nostro sito antenna3.tv, sempre nella sezione notizie. Sono aperte le iscrizioni all'asilo nido comunale di Montignoso per i bambini dai 12 ai 36 mesi di età. Con l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021 ci saranno importanti novità per la struttura che accoglierà i bambini, che è stata completamente rinnovata. Possono fare domanda ai genitori dei bambini o chi esercita la potestà che hanno la residenza anagrafica nel comune di Montignoso, oppure coloro che hanno eletto stabilmente il domicilio nel comune e vi risiedono da almeno un anno alla data di apertura del bando. Le domande pervenute da genitori residenti fuori comune saranno stanziate fuori graduatoria e verranno prese in considerazione soltanto dopo l'esaurimento delle liste d'attesa. È possibile ritirare la domanda presso l'asilo nido o l'ufficio pubblica istruzione oppure all'interno della sezione scuola e istruzione dal sito web del comune. La documentazione dovrà essere riconsegnata presso l'ufficio protocollo entro le ore 13 del prossimo 19 giugno. C'è la pubblicità e poi vedremo un bel video del liceo Palma. A tra poco. Qual è la TV locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua.
chi altro? Hai mai pensato che in casa tua si possano nascondere enormi quantità di microbi? Sanificazione Toscana ha un'esperienza pluriennale nell'ambito delle più innovative tecnologie di sanificazione che potranno eliminare ogni tipo di batterio per garantirti un ambiente più sicuro per la salute. Protocolli per la disinfezione di locali pubblici, abitazioni, veicoli sanitari, centri benessere, impianti di condizionamento anche della tua auto e molto altro. Il servizio è certificato ed è alla portata di tutti. Richiedi il nostro intervento, non rimarrai deluso. 348-6550-913. Sanificazione Toscana. Anche tu a migliorare la tua città. Hai un'attività e durante il lockdown hai attivato il servizio a domicilio? Abbiamo una notizia per te. Antenna 3 ha creato una piattaforma gratuita per mettere in contatto le aziende della provincia che hanno attivato un servizio delivery alla cittadinanza. Registrati gratuitamente sul sito coseacasa.antenna3.tv e inizia a far conoscere i tuoi servizi. Per informazioni chiama il 348 910 8257. Cose a casa, di quel che c'è, non manca niente. Come vi accennavo, il liceo musicale Palma, come tutte le scuole, non si è mai fermato in questi mesi con le sue specifiche lezioni di strumento realizzate come le altre a distanza. È già riuscito anche a farsi sentire sul web nella performance virtuale di Viva la Vita, che ha ricevuto attenzione e apprezzamento a livello nazionale. Le ragazze del coro del Liceo Palma ci propongono così il pezzo Bring Me Little Water, che prevede anche l'uso delle body percussion. Come avviene in questi casi, ognuno ha registrato individualmente, avendo come riferimento il tempo ascoltato in cuffia. Voi le state vedendo e adesso vi mandiamo, oltre che le immagini, anche il loro coro. Every little one's here.
Complimenti alle ragazze del Liceo Musicale Palma, non è per niente facile fare una cosa del genere, invece loro sono state perfette, davvero coordinate, davvero un bel regalo, grazie ragazze. E a proposito di regali, vediamo a chi avete fatto gli auguri questa sera. Al via la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di direzione del Museo Gigi Guadagnucci, che ha sede all'interno della Villa della Rinchiostra. Lo scopo dell'amministrazione è quello di migliorare e sviluppare la fruibilità del museo attraverso l'organizzazione di progetti volti all'ampliamento dell'offerta di attività didattiche museali. Per informazioni circa il bando di concorso e la modalità di accesso è possibile consultare il sito del Comune di Massa all'indirizzo comune.massa.ms.it. E a Carrara raddoppia il servizio gratuito di ritiro ingombranti a domicilio di Nausicaa S.p.A. Grazie all'assunzione di 2 nuovi addetti, le squadre destinate a questa attività passano da 1 a 2. L'obiettivo dell'azienda è quello di far funzionare al meglio un servizio molto richiesto e che ha un grande impatto sul decoro urbano. Nausicaa ricorda che per usufruire del servizio è sufficiente contattare il numero 0585 644 312 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. Le richieste possono essere effettuate anche via internet sul nuovo sito web di Nausicaa all'indirizzo nausicaacarrara, mi raccomando doppia A, nausicaacarrara.it. Grande gesto di solidarietà da parte della società cinese Xiamen Stananti Industries verso l'azienda ospedaliera ASL Toscana Nord-Ovest, al quale ha fornito gratuitamente materiale di protezione individuale per gli operatori impegnati nella gestione della fase pandemica del Covid-19. Un altro gesto di solidarietà per affrontare l'emergenza è arrivato anche da 2 società calcistiche apuane, la Massese Calcio e la San Marco Calcio, che nei giorni scorsi hanno donato 2 smartphone di ultima generazione che saranno destinati alle ostetriche dei consultori apuani. Gli smartphone donati saranno impiegati per le nuove modalità di incontro online attivate dagli operatori sanitari per accompagnare le donne nel percorso della gravidanza e del puerperio. E adesso ci guardiamo le previsioni del tempo per domani. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 19 maggio. Cielo molto nuvoloso con piogge, temperature in calo, venti moderati e mare poco mosso. Mercoledì 20 maggio, cielo nuvoloso, temperature in aumento, venti moderati e mare poco mosso. Tendenza nei giorni successivi, tempo soleggiato, temperature stazionarie. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. Non ci sono altre notizie. Io vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione. Vi do appuntamento a domani e vi auguro una felice serata. Arrivederci.